Oggi vi faccio vedere un modello di Dwayne Carrillo. Questo è il Tunnel Rat, uno dei modelli più grossi creati da lui, già famoso per i suoi modelli veramente sproporzionati. La cassa da parte di sotto, il liner, è completamente in titanio, ha uno spessore di circa 6 mm quanto la lama. La parte superiore è in G10, anch'esso 6 mm di spessore, lavorato, come vedete, con dei particolari disegni, in più con due incavi per le dita. Il modello è veramente massiccio, la clip è una cosa esagerata veramente. Tutto il modello è sovradimensionato in confronto a un coltello normale. Per proporzione vi faccio vedere un Manix 2, che è considerato un coltello già di notevoli dimensioni, ma in confronto sembra meno del figlio. Il coltello è apribile ad una mano, relativamente. Come vedete è veramente gigantesco. La lama ha una particolare forma curva, è in acciaio CPM S30V. CPM 154. Da questo lato troviamo il logo del costruttore e una scritta anche sul liner. Il liner, come vedete, blocca buona parte della lama, che è anch'essa abbastanza spessa. Abbiamo una disegnatura per l'appoggio del pollice e un incavo nel caso si volesse fare qualche lavoro un pochettino di più di finezza, ma le dimensioni non credo che lo permettano. Dwayne Carrillo, Tunnel Rat.